Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 24.408 nuovi casi di Covid a fronte di 231.766 tamponi effettuati. Il tasso di positività scende al 10,5% rispetto all'11,3% di ieri. I morti odierni sono 201 per un totale d'inizio pandemia di 153.190 vittime, guarite 50.659 persone. Calo le terapie intensive, meno 6, mentre i ricoveri negli altri reparti crescono di 91 unità. In Lombardia 1.804 nuovi casi a fronte di 23.790 tamponi effettuati, una percentuale di positività in calo al 7,5%, ieri era l'8,5%. In terapia intensiva sono ricoverati in 143, meno 9, nei reparti ordinari ricoverati sono 1.340, più 11, i decessi sono stati 37 per un totale di 38.352. I dati per provincia: a Milano i casi sono stati 579, di cui 279 Milano città, a Pavia 112. Credo si debba vedere oggi come la prima giornata della ripartenza, della rinascita. È questo l'auspicio del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che a 2 anni dalla scoperta del primo caso italiano di coronavirus è intervenuto all'evento Codogno 2020-2022, organizzato all'ex ospedale Soave di Codogno dalla Regione Lombardia in collaborazione con SST Lodi e Comune. A 2 anni esatti di distanza dalla scoperta del cosiddetto paziente 1 italiano, Mattia Maestri, che era presente in sala. Per la fine di questa settimana arriverà il vaccino Novavax, ne riceveremo poco più di 1 milione di dosi, saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome, ha dichiarato il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Poi arriveranno ancora un altro paio di milioni di dosi nel mese di marzo. Dal 1° marzo partiranno invece le somministrazioni della quarta dose per i cosiddetti soggetti immunodepressi individuati dalla circolare ministeriale. L'importante è che siano trascorsi i 120 giorni dall'ultima somministrazione. E visto che si va verso un calo di tutti i parametri relativi al Covid, la Lombardia, ricordiamo, tornerà in zona bianca da lunedì 28 febbraio, di fronte anche al pressing dei partiti, ultimo oggi Berlusconi con Forza Italia, il governo sta valutando tutta una serie di passi per riavvicinare l'Italia alla normalità. Si guarda sia alla situazione epidemica, sia alle prossime festività pasquali, domenica 17 aprile, in chiave turistica. Restano ancora diverse restrizioni, in particolare per chi arriva dall'estero e da determinati paesi. Il 31 marzo scadrà lo stato d'emergenza e allora il governo valuta tutta una serie di provvedimenti, dall'abolizione della quarantena per chi arriva dall'estero alla cancellazione del Green Pass per alberghi, piscine, strutture ricettive in genere. 2 anni di pandemia, dal primo paziente italiano di Codogno a oggi, hanno determinato in Italia una spesa di 19 miliardi di euro, 11 miliardi e mezzo di questi legati all'incremento della spesa sanitaria delle regioni, 4 miliardi e 3 per l'acquisto di dispositivi di protezione, anticorpi monoclonali, fiale Remdesivir, gel, siringhe, tamponi, ventilatori, monitor, software, voli, acquisti direttamente gestiti dalla struttura commissariale dell'emergenza Covid e poi 3 miliardi e 2 di euro per l'acquisto dei vaccini. Questa è la stima della spesa che ha dovuto sostenere il Paese in 2 anni di Covid, secondo la stima fatta dall'Alta Scuola d'Economia e Management dei Sistemi Sanitari della Facoltà d'Economia dell'Università Cattolica. Vladimir Putin ha deciso di riconoscere immediatamente l'indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk, firmando al Cremlino, in diretta TV, il riconoscimento con i leader delle due entità del Donbass. L'Ucraina è serva dei padroni occidentali, se avrà armi di distruzione di massa, il mondo cambierà drammaticamente, ha affermato il presidente russo. L'Unione Europea, fa sapere Borrell, è pronta a reagire. L'ONU dice no a decisioni unilaterali. Le notti della Movida milanese rinfocolano le polemiche politiche con risse, rapine e aggressioni in serie, sono ormai una costante di tutti i fine settimana. Tra sabato e domenica il bilancio vede 2 ragazzi accoltellati tra piazza Gaulenti e Corso Como e una serie di risse grandi e piccole vicine ai locali. I carabinieri del comando provinciale hanno diffuso i video delle aggressioni, durate pochissimi secondi, ma avvenute davanti a diverse persone, nella speranza che qualcuno possa dare indicazioni sui movimenti notturni di questi gruppi di ragazzi sospettati. A proposito di violenza, è stato colpito da 3 colpi di pistola mentre stava tentando di fuggire a piedi, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, ora è ricoverato in rianimazione al Policlinico San Matteo di Pavia. È
grave il 19enne albanese ferito nella sparatoria di sabato sera tra Strada Nuova e Viale Lungo Ticino a Pavia. Uno dei tre colpi che lo ha raggiunto gli ha lesionato infatti un rene. Ora in prefettura si sta rivedendo il piano sicurezza. Il sindaco Fabrizio Fracassi chiede al governo più uomini per sorvegliare la città. È stato investito da un'auto mentre era in sella la sua mountain bike nella zona vicino alle Ipercop di Vigevano. Ciclista 24enne, residente nella città ducale, ha riportato un grave trauma cranico e lesioni in altre parti del corpo. Ora si trova in prognosi riservata al Policlinico San Matteo di Pavia. E sempre al Policlinico si trova in gravi condizioni anche Vincenzo Cali, 43 anni, residente a Broni, coinvolto nell'incidente stradale che si è verificato nella serata di sabato lungo la via Circonvallazione a Broni. È stato un violento scontro frontale tra due auto, una Volkswagen Golf e un Alfa Romeo 147. Due i feriti, appunto Cali, residente a Broni, si trova intubato in rianimazione, mentre l'altro ferito meno grave è Tiberio Bariani, 35 anni, residente a Casteggio. Pronto meteo per martedì 22 febbraio. Fino al mattino addensamenti sulla fascia alpina, nuvolosità irregolare sulla fascia prealpina, sereno o poco nuvoloso altrove. Dal pomeriggio tendenza ovunque sereno o velato. Precipitazioni fino al primo mattino, residue deboli nevicate solo sulla fascia alpina di confine. Temperature minime e massime senza notevoli variazioni. Pianura minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 14 e 17. Tutte le notizie aggiornate con ARPA Lombardia e 3B Meteo sul nostro sito prontometeo.it. Queste le notizie principali le trovate come sempre approfondite sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, lombardialive24.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.